I 25 anni prima del 1914 sono caratterizzati da uno sviluppo economico senza precedenti. Il commercio mondiale esplode e il benessere della popolazione inizia a crescere. Ma non è tutto oro quello che luccica. Dietro le luci sfarzose delle grandi città, le tensioni continuano a crescere. Lotte di classe, crisi internazionali, sfide fra grandi potenze. L'Europa si gode i suoi ultimi anni di pace. La Belle Époque. Dalle dimissioni del cancelliere tedesco Otto von Bismarck nel 1890, il complesso di alleanze voluto dallo statista tedesco inizia a inclinarsi. L'imperatore tedesco Guglielmo II è convinto che il futuro della Germania sia mondiale. La politica tedesca diventa molto più aggressiva e dinamica. Inoltre, la rete di alleanze voluta da Bismarck si sta sfaldando. La doppia alleanza con l'Austria e l'impero russo non può durare per le continue tensioni tra i due imperi nei Balcani. Nel 1890 non viene rinnovata l'alleanza con la Russia, reputando impossibile un'eventuale alleanza con la Repubblica Francese. Nonostante il divario ideologico, i calcoli tedeschi si rivelano errati. Francia e Russia stringono un'alleanza nel 1894. Nasce la duplice franco-russa. La Germania si trova improvvisamente chiusa su due fronti. La paura dell'espansionismo tedesco unisce due insoliti alleati. Pochi anni dopo il Reich decide di investire nella sua flotta militare. L'idea è di scalzare la potenza britannica nel mare del Nord. I rapporti con la Gran Bretagna si congelano. Gli inglesi non possono accettare un'altra potenza sui mari. Tra il 1907 e il 1914 inizia una corsa agli armamenti tra le due nazioni. La Germania aveva fatto così tanti danni a livello diplomatico che due potenze come Inghilterra e Francia, storicamente nemiche fin dai tempi della colonizzazione in Africa, si riscoprono improvvisamente amiche. Nel 1904 arriva l'Entente Cordiale, l'intesa cordiale tra i due imperi coloniali. La Francia diventa il nuovo perno delle alleanze europee. L'intesa però, bisogna ricordare, non è un'alleanza militare, ma solo un riconoscimento di sfere di influenza. Il disastro diplomatico tedesco si conclude nel 1907, quando anche Inghilterra e Russia cessano i loro contrasti in Asia, mettendo definitivamente un punto a quella che era stata l'idea diplomatica di Bismarck. In questo modo la Germania si ritrova abbastanza isolata, con praticamente come unico alleato l'Austria. Tecnicamente anche il Regno d'Italia è alleato della Germania nella cosiddetta Triplice Alleanza, ma il giovane Stato mediterraneo sta cercando sempre di più una sua via autonoma nella diplomazia europea. Contro questa triplice alleanza, formata da Germania, Austria e Italia, adesso si contrappone la triplice intesa, formata da Francia, Inghilterra e Russia. Il collante della triplice intesa non è poi così tanto forte. In comune hanno solamente un nemico, la Germania. La tensione internazionale comincia a salire. Mentre fra le nazioni europee crescono gli attriti e si susseguono continue crisi diplomatiche, la politica interna riflette il nervosismo del tempo. La Francia della Terza Repubblica è continuamente insidiata dalle forze di reazione. Clericali e bonapartisti aspirano ancora al collasso del modello democratico. Il sogno dell'impero è vivo tra i francesi. Un caso giudiziario diventa il catalizzatore di queste lotte intestine. Quello di Alfred Dreyfus, un ufficiale ebreo condannato come spia nel 1894 per aver consegnato documenti confidenziali ai tedeschi. È la tempesta perfetta. Un membro ebreo dell'esercito vende segreti di Stato al nemico più grande della Francia. La sentenza è scontata, nonostante le prove abbastanza inconsistenti. Colpevole, Dreyfus, spogliato degli onori militari, è condannato ai lavori forzati. L'opinione pubblica francese si spacca sul risultato del caso. Socialisti, radicali e alcuni moderati sono per l'innocenza, mentre clericali, monarchici, nazionalisti di destra e altri moderati sono invece per la colpevolezza. La lotta diventa presto politica. Mentre la riabilitazione di Dreyfus sarebbe arrivata solo nel 1906, nel 1899 le elezioni portano ad un governo di coalizione repubblicana. Un socialista, Alexandre Millerand, entra nell'esecutivo. La Chiesa e la destra diventano l'obiettivo principale del governo. Alcune associazioni di estrema destra vengono sciolte, viene avviata un'epurazione nell'esercito, oltre 100 congregazioni religiose vengono chiuse e nel 1905 arriva la rottura diplomatica tra Francia e Santa Sede. Nello stesso anno arriva la denuncia del concordato del 1803 firmato tra Francia e Santa Sede, sancendo di fatto la separazione tra Stato e Chiesa. I gruppi radicali guidano questo sentimento anticlericale. La Francia del primo Novecento è dominata dall'ala radicale, ma più questa rimane al governo e più diventa moderata. Tra il 1906 e il 1910, sotto la guida di Georges Clemenceau e Aristide Briand, arrivano alcune riforme sociali, non sufficienti a calmare la parte più rivoluzionaria dei lavoratori. Lo spostamento a sinistra del movimento sindacale e della SFIO porta alla rottura dell'alleanza tra socialisti e radicali e all'arrivo al governo dei repubblicano moderati.
Raymond Poincaré prende la guida della Francia dal 1902 al 1914, avviando un programma di riarmo in vista di un nuovo conflitto. In Inghilterra, intanto, finisce l'età vittoriana. Nel 1901 la regina Vittoria lascia al figlio ormai settantenne il trono. Edoardo VII diventa il nuovo re d'Inghilterra. A livello politico, la Gran Bretagna è governata dalla coalizione di conservatori guidata da Lord Robert Salisbury e dai liberali unionisti di Joseph Chamberlain. L'unione di governo funziona. Tra 1897 e 1905 vengono varate numerose riforme sociali, mantenendo comunque un saldo controllo sullo sconfinato impero britannico. A mettere in crisi i conservatori arriva il progetto di tariffa imperiale, una forma di protezionismo doganale che va contro la politica di libero scambismo in vigore da mezzo secolo. A queste elezioni, inoltre, entrano per la prima volta in Parlamento i laburisti, con ben 30 deputati. Il nuovo governo, a guida liberale, entra subito in rotta di collisione con la Camera dei Lord, dopo aver tentato una riforma fiscale progressiva, presentando un bilancio elaborato da David Lloyd George. I Lord, aristocratici, respingono la legge alla Camera dei Comuni. Qui avviene qualcosa di importante. La Gran Bretagna non ha una vera e propria costituzione e la Camera dei Lord non aveva mai posto un veto su una legge finanziaria. Con questa mossa, quindi, l'intero assetto statale britannico entra in crisi. La violazione di questa prassi nel 1909 da parte dei Lord non è perdonata. La Camera dei Comuni, liberale, comincia una lotta politica contro la Camera dei Lord, conservatrice. Nel 1911 la Parliamentary Bill passa. La Camera dei Lord non potrà mai più porre il veto su nulla, al massimo potrà rinviarlo alla Camera dei Comuni per due volte. In ogni caso, la Gran Bretagna è ancora in agitazione. Il nuovo re, Giorgio V, non solo si trova ad affrontare le lotte operaie e il movimento delle suffragette, ma anche il continuo moto indipendentista irlandese. Nel 1911 il governo Asquith presenta un progetto per un'Irlanda autonoma con un proprio governo e un proprio parlamento, ma comunque legata alla corona britannica e dipendente per tutte le questioni comuni. Però questa soluzione non accontenta nessuno. Gli indipendentisti vogliono di più, mentre i protestanti dell'Ulster imbracciano le armi contro l'autonomia. In ogni caso la questione arriverà alla Camera nel maggio del 1914 e verrà approvata, ma i lavori si fermeranno per via della guerra. Nonostante questi problemi interni, la Gran Bretagna rimane il nemico da battere. Gode della flotta militare più grande sui mari. Londra è il centro finanziario del mondo e con una massa territoriale degna di un continente, l'impero britannico non ha rivali. L'ostilità con la Francia, data dagli scontri coloniali in Africa, così come gli attriti asiatici con l'impero russo, sono stati superati per unirsi contro il grande sfidante allo status quo, il Reich tedesco. Al momento, però, Londra spera che il suo deterrente militare sia sufficiente a scongiurare una guerra. Ma dall'altro lato della manica, i grandi imperi terrestri d'Europa, Germania, Austria e Russia, seguono i loro piani. La tensione si alza. La corsa agli armamenti è iniziata.